prima di pregare leggiamo il salmo 33 dal versetto 4 salmo 33 dal versetto 4 poiché la parola dell'Eterno è retta e tutta l'opera sua è fatta con fedeltà la parola dell'Eterno è retta Egli ama la giustizia e l'equità. La terra è piena della benevolenza dell'Eterno. I cieli furono fatti dalla parola dell'Eterno e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Egli raccolse le acque del mare come in un mucchio. Egli ammassò gli abissi in serbatoi. Tutta la terra tema l'Eterno. Abbiano timore tutti gli abitanti del mondo. Poiché egli parlò e la cosa fu. Egli comandò e la cosa sorse. L'Eterno dissipa il consiglio delle nazioni. Egli annulla i disegni dei popoli. Il consiglio dell'Eterno sussiste per sempre. I disegni del suo cuore durano d'età in età. Beata la nazione il cui Dio è l'Eterno. Beato il popolo che egli ha scelto per sua eredità. Fin qui questa preziosa e santa parola del Signore. Prima di adorare. Qui sta scritto. L'Eterno dissipa il consiglio delle nazioni. Egli annulla i disegni dei popoli. Quando il nostro Salvatore fu crocifisso, la gente pensava che il loro consiglio fosse stato compiuto e che i loro piani si erano realizzati. Ma in realtà... Il consiglio di Dio si realizzò e il piano di Dio si compì. Dio si serve degli uomini in questo e in quel modo per portare a compimento il suo consiglio. La parola del Signore è vera e in tutte le sue azioni Egli è fedele. Questo voglio richiamare in modo particolare a coloro che sono qui questo pomeriggio per avere un incontro con Dio, che sono qui questo pomeriggio per sperimentare la potenza di Dio, per ricevere guarigione e per essere benedetti. La parola del Signore è vera. E io so che oggi c'è un caso molto grave di malattia in mezzo a noi. Ma so che l'unico è presente, che è al di sopra di tutti i medici. Il medico capo. Colui che non si è mai fatto sfuggire un paziente da sotto le mani o che non abbia potuto aiutare una persona. L'aiuto terreno è limitato. Le capacità terrene sono limitate. La conoscenza umana è limitata. Ma Dio è onnipotente, è fedele in ogni sua azione. Una settimana fa sono stato molto fortificato quando ho visto le mani di coloro che sono stati guariti da Dio. E non credo che la sorella si arrabbierà con me per averne parlato che lei aveva un cancro nel peggiore dei modi, che si era divorato anche un pezzo di osso e che l'ultima radiografia ha mostrato che non solo il cancro era guarito, ma l'osso si era ritirato e che Dio non aveva fatto solo una guarigione, ma un miracolo di creazione. E noi siamo qui oggi per confidare nel nostro Dio. A volte, come credenti, siamo più legati alle circostanze e non ci fidiamo del nostro Dio come dovremmo. E anche tu, cara sorella, oggi hai un particolare bisogno di preghiera, di intercessione, ma soprattutto di guarigione. Non voglio sempre fare nomi, Dio lo sa, io lo so e altri lo sanno. Il Signore è qui presente per confermare la sua parola. Nella sua parola lui dice, io sono il Signore, il tuo medico. E questo è sì e amen. Se lo crediamo vedremo la gloria di Dio e soprattutto quando i medici non sanno come andare avanti allora il fratello Branham una volta disse veniamo a parlare con il medico capo ed egli è in grado di fare ogni cosa passiamo dall'istruzione alla pratica e diamo libero sfogo alla nostra fede affinché il braccio del Signore si muova e la destra del nostro Dio riveli la vittoria del Calvario tra il popolo di Dio. Oggi crediamo. E secondo la nostra fede si realizzerà. Il Signore dissipa il consiglio delle nazioni. Ma il consiglio del Signore dura per sempre. E Paolo scrive in Atti degli Apostoli capitolo 20, io vi ho annunciato tutto il consiglio di Dio. In questo consiglio di Dio si trova la piena salvezza, la completa redenzione dello spirito, dell'anima e del corpo. Caro cuore, qualunque cosa possa appesantirti oggi, qualunque dolore possa gravare sulla tua anima, non siamo qui solo per ascoltare un sermone, siamo qui per incontrare Gesù, per credergli per fidarci di lui. L'ho detto alcune volte di recente. Ci sono molte persone che credono in Dio. E se leggete attentamente la lettera di Giacomo, troverete scritto in un versetto che anche i diavoli credono in Dio e tremano. Non basta credere in Dio. Dobbiamo credere a Dio. Dobbiamo credere a Lui, a ciò che Lui ha detto. Milioni di persone credono in Lui, milioni su tutta la terra. Ma chi gli crede? Chi crede a ciò che Lui ha detto? Chi crede alle promesse che Lui ha fatto? E questo è ciò che conta oggi. Vogliamo credergli e fidarci di lui. Il Salvatore chiedeva a tutti coloro che venivano da lui, credi tu? E se rispondevano sì, io credo, allora lui diceva, ti sia fatto secondo la tua fede. che oggi sia fatto a noi, secondo la nostra fede. E se crediamo in modo scritturale, allora riceveremo una risposta scritturale da Dio. Che il Signore sia presente in modo così bello oggi, che possiamo davvero avvicinarci a Lui e sperimentarlo di nuovo. Beato il popolo, così si legge in questo versetto, il cui Dio è il Signore, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Quando abbiamo visto il monumento di Elia, il profeta, lì in Israele, per ricordarci, che egli era l'uomo che stava in mezzo al popolo e gridava? Fino a quando zoppicherete dai due lati? Se Baal è Dio, allora servitelo. Ma se il Signore è Dio, allora servite Lui. Quanto possiamo essere grati di non dover costruire un monumento al Dio di Elia? Il monumento è un oggetto morto che possiamo guardare. Ma noi crediamo che il Dio di Elia sia anche il nostro Dio e che risponda allo stesso modo, perché così sta scritto. Elia era un uomo come noi e pregò che non piovesse. E non piove sulla terra per tre anni e sei mesi. Elia un uomo come voi e come me, non un monumento, non un oggetto morto, una persona che ha ascoltato la parola di Dio e vi ha creduto, una persona che si è fidata del Signore, che lo ha invocato e che ha ottenuto la risposta. Il Dio che risponde con il fuoco è il vero Dio e vivente. Egli vuole testimoniare se stesso in mezzo a noi, oggi come il vivente. Alziamoci in piedi e preghiamo insieme. Padre celeste, con tutto il cuore ti ringrazio, oh Dio che oggi siamo qui riuniti in fede nel nome prezioso e santo del nostro Signore Gesù Cristo, per gettare tutte le nostre preoccupazioni e affanni ai piedi di colui che si è preso cura di noi, che è morto dissanguato per noi sulla croce del Calvario. Amato Salvatore, tu conosci le richieste di preghiera, le petizioni, i bisogni, le malattie. Tu sai con quali petizioni ogni individuo è apparso qui oggi. E noi sappiamo e siamo convinti, oh Dio, che tu sei lo Stesso, ieri, oggi e in eterno. Tu attesti che sei il vivente. E per l'autorità della tua parola e la potenza del nome di Gesù Cristo di Nazareth. La fede vivente entri nel cuore degli uditori e che tu, Signore del cielo e della terra, possa confermare questa fede e rendere vera la tua parola e adempiere le tue promesse affinché tu possa salvare, guarire e liberare. Tu il vincitore del Golgotha rivela oggi la tua vittoria nella mia vita e in tutte le nostre vite. Ti ringrazio. Tu hai vinto. Tu sei risorto. Tu vivi. Alleluia. Grazie siano resi a te, oh Dio, allontana da di noi ogni peso, ogni spirito che vuole distrarci, e tutto ciò che si frappone al tuo cammino. Ungimi, come fu unto Aaron, in modo che l'olio dell'unzione penetrasse fino all'orlo della sua veste, oh Dio del cielo. Ungi in modo potente tutta la congregazione con il tuo santo spirito e trasfigura in noi la tua parola, il tuo nome e parlaci in modo speciale. Grazie siano rese a te, o oh Dio, nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Potete accomodarvi. Ora entriamo direttamente nella parola, in Atti degli Apostoli capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 3. Nel mio primo libro, o Teofilo, ho parlato di tutto quel che Gesù iniziò a fare e a insegnare, fino al giorno in cui fu assunto in cielo dopo aver dato per lo Spirito Santo dei comandamenti agli apostoli che aveva scelto, ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni e ragionando delle cose riguardanti il regno di Dio. Fin qui queste parole. Se guardiamo secondo il calendario, quindi secondo il tempo che intercorre tra la risurrezione e l'ascensione di Cristo, siamo nei giorni in cui il Signore Gesù ebbe l'opportunità di parlare ai suoi discepoli del regno di Dio, di dire loro tutto ciò che aveva da dire e si era rivelato loro nei 40 giorni che intercorsero tra la risurrezione e l'ascensione. Se guardiamo spiritualmente, non siamo tra la risurrezione e l'ascensione, ma molto vicini al ritorno di Gesù Cristo. Ma ci fa bene guardare a queste cose, a ricollocarci in ciò che il Signore fece in quel tempo, perché è una redenzione che vale per sempre, per tutti coloro che sono stati eletti prima della fondazione del mondo. Accenneremo molto brevemente alla storia legata alla crocifissione e ci addentreremo anche nell'Antico Testamento per poi ritornare al nuovo. Qui, nel Vangelo di Giovanni, leggiamo al capitolo 19, dal versetto 28. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché la scrittura fosse adempiuta, disse, «O sete!» C'era lì un vaso pieno d'aceto. I soldati, dunque, posta in cima a un ramo di sopo una spugna imbevuta di aceto, l'accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse, è compiuto e chinato il capo, rese lo spirito. Ciò che mi colpisce qui in modo particolare, in questa scrittura, è la parola pienamente, affinché la scrittura fosse adempiuta pienamente. L'ultima. Nemmeno una profezia, nemmeno un detto che Dio aveva fatto per bocca del profeta Davide e per bocca di tutti i suoi profeti, doveva rimanere inadempiuta affinché la scrittura mantenesse la sua validità. E qui il nostro Signore... Dice affinché la scrittura fosse adempiuta pienamente. Lui disse, O sete. E poi la potente parola è compiuta. Poi chinò il capo e rese lo spirito. Noi sappiamo che il Signore Gesù ha compiuto una redenzione eterna sulla croce del Calvario. Voglio lasciare che sia la parola stessa a parlare direttamente di questo. Ebrei capitolo 10 dal versetto 11. Mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire molte volte gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, questi dopo... Aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è posta a sedere alla destra di Dio, aspettando soltanto che i suoi nemici siano ridotti a essere lo sgabello dei suoi piedi: perché con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. E anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Egli aggiunge e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Gesù nostro Signore, come Agnello di Dio, ha sparso il suo sangue sulla croce del Calvario una volta per tutte. Per voi e per me. Per tutti coloro che sono inclusi nel piano di redenzione del nostro Dio. Le immagini ombra si ritrovano nell'Antico Testamento in molti modi. In Esodo capitolo 12 Troviamo già il riferimento a quando Mosè fu incaricato da Dio di ordinare al popolo di immolare l'agnello pasquale, di mettere il sangue sugli stipiti delle porte e poi di vedere preservati i primogeniti. Permettetemi di fare un breve accenno su questo punto anche se preferirei riportare solo le scritture della Bibbia, per motivi di tempo, e potreste leggerle a casa vostra. Tuttavia, vorrei leggere il versetto 3, poi il versetto 7 e infine il versetto 12. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite, il decimo giorno di questo mese, ognuno prenda un agnello per famiglia un agnello per casa. Poi il versetto 5, il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno, versetto 7, poi si prenda del suo sangue e si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. E poi leggiamo nel versetto e quel sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. E quando io vedrò il sangue passerò oltre. E non ci sarà piaga su di voi per distruggervi, quando percuoterò il paese d'Egitto. Qui nell'Antico Testamento abbiamo l'istituzione della Pasqua ebraica e sappiamo che quando il Signore Gesù celebrò la Pasqua, prese il pane e istituì la cena del Signore. Ringraziò per il pane, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli. Prese il calice e disse, questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per la remissione dei peccati. Con il suo sangue ha reso valido il Nuovo Testamento, il Nuovo Patto. Oggi arriviamo a una domanda molto concreta. Dobbiamo aggiungere qualcosa alla nostra redenzione? Oppure Dio ha completamente operato e compiuto la redenzione per voi e per me? Se guardiamo al popolo di Israele e anche alle immagini ombra dell'Antico Testamento, allora sappiamo che non c'è stato un solo israelita che sia stato in grado di aggiungere anche la minima cosa da sé, se non per dimostrare l'obbedienza della fede. Il sangue degli agnelli era stato versato, ma gli Israeliti, con fede, dovevano applicare il sangue versato sugli stipiti delle porte. Lo stesso avviene nel Nuovo Testamento. Non possiamo aggiungere nulla con le nostre opere. Ma possiamo guardare con fede a Gesù sulla croce e vederlo morire lì dissanguato, vedendolo come colui che è stato colpito da una lancia nel fianco, il cui sangue è sgorgato per il perdono dei vostri e dei miei peccati. È compiuto una volta per tutte. Lui l'ha compiuto, l'ha accettato, anima cara. Quante volte l'hanno fatto gli Israeliti? È stato un atto di salvezza da parte del nostro Dio. E questo atto di salvezza fu per il popolo di Dio una volta per tutte. Ciò che è accaduto sul Golgotha vale per tutti i figli di Dio che sono vissuti da allora e che vivranno fino al ritorno di Gesù Cristo. È un atto di redenzione compiuto da Dio. Per questo leggiamo in Colossesi, in lui abbiamo la redenzione, vale a dire il perdono dei nostri peccati per mezzo del suo sangue. Si tratta di un'opera compiuta di redenzione che voi e io possiamo rivendicare per noi stessi in fede. Ricordo il sermone del fratello Branham in cui lui parlava di questo e la domanda o il dialogo che aveva era più o meno così. Il figlio in casa sentì le urla e chiese al padre saremo noi i prossimi a essere colpiti da questo colpo mortale e il padre poteva dire al figlio con molta calma figlio mio non verrà fatto alcun male a questa casa l'angelo distruttore non potrà colpirti perché abbiamo applicato il sangue sugli stipiti delle porte secondo l'ordinanza di Dio. E l'angelo distruttore deve passare oltre con tutto il suo furore, con tutta la sua rabbia, con tutta la sua ira. Anche la morte stessa doveva passare oltre dove c'era il sangue sulle case. E coloro che erano sotto la protezione del sangue, erano al sicuro, al sicuro tra le braccia di Gesù, al sicuro sul suo dolce petto. C'è un riposo per il popolo di Dio. Per chi è stato applicato il sangue sugli stipiti delle porte? Per chi era la furia dell'angelo distruttore? Era per tutte le figlie, le madri, i padri? Era per tutti i figli? A chi era diretto? Vi prego di dirmelo in fretta. Sto aspettando la risposta. Grazie, mio caro fratello. Al primogenito. Ricordate questa parola. Cristo è il primogenito. E noi siamo le primizie. Lui, il primogenito. Noi i primogeniti, lui il figlio di Dio e noi i figli e le figlie di Dio. Chi doveva essere colpito, chi doveva essere colpito, chi doveva essere ucciso, il primogenito doveva essere ucciso perché Dio ha posto una benedizione molto speciale sul primogenito. Quando leggiamo in Apocalisse nel capitolo 12 in merito al figlio maschio, sta scritto che il dragone aveva aperto la bocca per divorare il figlio maschio appena fosse nato. Sappiamo bene che la furia di Satana non è diretta contro coloro che lo servono. La furia di Satana è diretta contro i primogeniti che sono sfuggiti per sempre al nemico tramite il costoso prezzo pagato del sangue dell'agnello sulla croce del Calvario. Ma i primogeniti non potevano aggiungere nulla. In primo luogo non potevano fare a meno di avere la primogenitura. Loro non hanno preso questa decisione, vedete? Dio ha ordinato tutte le cose e Paolo lo approfondisce in Romani capitolo 8. Quelli che egli ha predestinati li ha pure chiamati e quelli che ha ordinato affinché vedano la gloria di Dio. Giovanni scrive non è ancora manifesto ciò che saremo, ma quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui. Oggi voglio porre l'accento su questo punto, sull'opera di redenzione compiuta per tutti i figli e le figlie di Dio, affinché possiamo finalmente riposare in Dio. Rimanere nel riposo della fede nel nostro Dio. E sappiate che il sangue dell'agnello è il prezzo che è stato pagato. E la vostra è la mia protezione. La vostra è la mia redenzione. Ma non solo, anche la riconciliazione. Levitico capitolo 23 parla del grande giorno dell'espiazione tra il popolo di Israele. Levitico capitolo 23 versetto 26. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo il decimo giorno di questo settimo mese sarà il giorno dell'espiazione. Avrete una santa convocazione umilierete le anime vostre e offrirete all'Eterno dei sacrifici mediante il fuoco. In quel giorno non farete nessun lavoro, poiché è un giorno di espiazione, destinato a fare espiazione per voi davanti all'Eterno, che è il vostro Dio. Sappiamo che nell'Antico Testamento il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo una volta all'anno con il sangue dell'espiazione per fare l'espiazione per sé e per il popolo davanti a Dio. Nel Nuovo Testamento Gesù Cristo il sommo sacerdote è entrato nel santuario celeste una volta per tutte con il proprio sangue per realizzare una redenzione eternamente valida, per riconciliare, per espiare il grande giorno dell'espiazione del nostro Dio. Seconda epistola ai Corinzi capitolo 5 versetto 19, Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. Il nemico può ancora avere... Una tale furia può vagare per le terre, sferrare il colpo e uccidere alcuni. Ma dove il sangue dell'agnello, dove le persone, in obbedienza di fede, hanno reclamato questo sangue di redenzione, di riconciliazione e di perdono, lì deve passare oltre con tutta la sua furia. Perché il castigo che doveva colpire voi e me ha colpito il nostro Signore. Come scritto in Isaia capitolo 53, Egli ha preso su di sé la colpa di tutti noi e ne ha portato il castigo, affinché noi avessimo pace e fossimo guariti per le sue lividure. Torniamo ora molto rapidamente in Atti degli Apostoli, al capitolo 1. Qui è molto importante notare quanto segue. Il Signore si rivelò ai discepoli dopo la sua risurrezione e diede loro gli ultimi ordini attraverso lo Spirito Santo. Oh, se tu e io fossimo vissuti allora, se avessimo avuto la possibilità di essere presenti, che grande privilegio sarebbe stato, caro figlio di Dio. Abbiamo un grande privilegio in questi giorni in cui viviamo. Non importa se eravamo con gli undici o con i dodici, se eravamo con i settanta o con i tremila. Ciò che conta è che ora siamo in questo tempo in cui... Lo Spirito di Dio rivela e il Signore può dire ciò che ha ordinato ai suoi servi di dire. Si tratta degli incarichi che Dio ha dato. La parola è scritta qui e dice ai quali, anche dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove facendosi vedere da loro per 40 giorni e ragionando delle cose riguardanti il regno di Dio. Il Signore Gesù aveva detto nel Vangelo di Giovanni, molte cose avrei ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Dopo la risurrezione era molto diverso, egli poté rivelarsi ai suoi. Era in grado di parlare con loro. Ciò che non poteva dire prima, lo ha potuto dire dopo. Prezioso e caro figlio di Dio, ciò che il Signore non ha potuto dire 100, 200, 450 anni fa, Egli l'ha detto nella nostra generazione. Sempre la parola giusta al momento giusto la parola giusta per il popolo di Dio secondo il piano di salvezza del nostro Dio sappiamo che Giovanni ha avuto il suo tempo il Signore Gesù ha avuto il suo gli apostoli hanno avuto il loro anche la Chiesa ha questi sette periodi profetici da attraversare e che ha attraversato siamo alla fine dell'ultima epoca della Chiesa a Laodicea. E lì ci viene detto qual è la condizione effettiva. E questo deve essere detto a me e a voi. E dobbiamo essere d'accordo con Dio in ogni cosa. Qui il Signore diede i suoi ultimi ordini e mandò i suoi discepoli in tutto il mondo. Bisogna leggere la fine del Vangelo di Matteo, Marco, Luca e Giovanni per sapere cosa disse il Signore Gesù ai suoi discepoli alla fine dei 40 giorni. Nel Vangelo di Giovanni c'è una parola molto strana. Giovanni capitolo 20, dal versetto 19 leggiamo, la sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove si trovavano i discepoli erano serrate per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse loro, pace a voi. E detto questo, mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, visto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo, pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Detto questo, soffio su di loro e disse... Ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati. A chi li riterrete saranno ritenuti. Una parola molto strana che viene fraintesa dalle persone che non hanno ricevuto lo Spirito Santo. Sono così felice che sia scritta qui. Ed egli soffiò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. Se questo non fosse accaduto, avrebbero capito forse come alcuni lo intendono oggi, cioè che i peccati vengono rimessi al loro piacimento. Non esiste una cosa del genere con Dio. Per prima cosa dobbiamo ricevere lo Spirito Santo per poter sapere in quale collegamento e in quale contesto è stata detta questa parola e a quale posto appartiene. Vedete che ogni parola di Dio, ogni frase, ogni cosa scritta è della massima importanza? Prima lui dice pace a voi. Come il Padre mio ha mandato me, così io mando voi. E dopo aver detto questo, soffiò su loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete, saranno ritenuti. In Luca, capitolo 24, versetto 47 sta scritto e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose, ed ecco, io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso. Quanto a voi rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza. Non è che un predicatore della parola di Dio possa fare quello che vuole, no e ancora no. Ma dove viene predicata la salvezza, possiamo dire, a coloro che credono, credi nel Signore Gesù Cristo e tu e la casa tua sarete salvati. Così tutti coloro che credono di cuore riceveranno il perdono dei loro peccati. Il perdono dei peccati è legato alla predicazione del Vangelo di Gesù Cristo. Non a un atto ufficiale che qualcuno ha potuto compiere, ma con la proclamazione del Vangelo di Gesù Cristo, nostro Signore. La gente ha frainteso e continuerà a fraintendere. Ma Dio ha dato l'incarico. Qui dice pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. Qui c'è un mandato divino. E sappiamo bene che la Chiesa ha un incarico divino. E questo incarico divino deve essere eseguito. I profeti avevano il loro incarico, gli apostoli avevano il loro incarico nella Chiesa del Nuovo Testamento. Quindi dobbiamo essere in grado di accertare in questo tempo, secondo la parola di Dio, in che modo l'incarico divino è stato eseguito. E non possiamo girarci intorno. Ma dobbiamo semplicemente dire che è in questo tempo che il Signore ha mandato il suo servitore profeta, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. E per mostrarvi che gli uomini di Dio avevano lo Spirito Santo, leggero la parola che ho toccato molto brevemente ieri a Salisburgo, in Atti degli Apostoli capitolo 2. E vedrete che gli uomini di Dio nel Nuovo Testamento hanno citato la parola della scrittura dell'Antico Testamento in modo diverso da come è scritta nell'Antico Testamento. Atti degli Apostoli capitolo 2. Leggo qui dal versetto 19. E farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue e fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno, che è il giorno del Signore. Nell'Antico Testamento è scritto il grande e terribile, qui è scritto il grande e glorioso. L'incredulo dirà che cos'è questo? Quest'uomo di Dio non lo sapeva come il profeta Giovele scrisse e parlò per ispirazione dello Spirito Santo. Oh sì, sapete, gli apostoli non erano dei pappagalli che leggevano da qualche parte. Non sappiamo se questo Pietro abbia mai visto questa parola. Ma vi dirò una cosa, lo Spirito Santo lo ha guidato. Perché il giorno è entrambe le cose, è terribile e glorioso. Per gli increduli è un giorno terribile, un giorno di vendetta, un giorno di resa dei conti, un giorno che arderà come una fornace, un giorno in cui gli empi saranno come stoppia, un giorno che arderà. E lo stesso Pietro lo dice in questo modo nella seconda epistola di Pietro capitolo 3 versetto 10. Ma il giorno del Signore verrà come un ladro. In esso i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno. Ma qui nel libro degli atti dice prima che venga il giorno grande e glorioso. Il rapimento è quel giorno grande e glorioso, per voi e per me, il giorno che il Signore ha fatto. Per i credenti un giorno glorioso, un giorno notevole, un giorno che tutti aspettiamo, il giorno che vorremmo fosse già oggi. Ma quando sarà arrivato quel grande e glorioso momento, quel giorno, quando sorgerà il mattino eterno? Per tutti coloro che hanno atteso il ritorno di Gesù, allora il sole tramonta. Per i credenti sorge, ma poi la grazia è terminata. Poi sarà buio su questa terra. Allora inizierà il terribile giorno del Signore. Cosa è scritto nel profeta Isaia? Sentinella, a che punto è la notte? La risposta è... Viene il mattino e viene anche la notte. Vengono entrambi, il mattino e la notte. Per alcuni sta arrivando il mattino glorioso, il giorno glorioso, il giorno del rapimento, la trasformazione, il giorno che stiamo aspettando. Per gli altri sta arrivando il giorno terribile, che arderà come una fornace, nel quale tutti i malvagi saranno come stoppia. Notate che Pietro era nella libertà dello Spirito Santo che non si era concentrato necessariamente su una sola cosa. Lui vedeva il contesto, vedeva la Chiesa sulla terra e sapeva che prima che arrivasse quel grande giorno, quando il sole si oscurerà e la luna si trasformerà in sangue. E lui non osò proferire la parola giorno terribile. Lui disse giorno glorioso perché lui sapeva al ritorno di Gesù Cristo, alla trasformazione, al rapimento che deve avvenire e avverrà prima che la grande tribolazione si abbatta su questa terra. Vi rendete conto in che modo meraviglioso lo Spirito Santo ha ispirato, guidato e condotto gli uomini di Dio? I professori di teologia non credenti potrebbero dire che il povero Pietro non ha saputo citare correttamente la parola del profeta Gioele. Non preoccupatevi, lui avrebbe potuto citarla anche meglio del professore. Qui c'era lo Spirito Santo e ha trasfigurato così tanto che prima che il sole si oscuri prima che la luna perda la sua luce Gesù verrà di nuovo e quel giorno glorioso per il quale i credenti attendono sorgerà e saremo portati su per stare con il Signore per sempre non è qualcosa di meraviglioso non notiamo che lo Spirito Santo lascia che i dotti e i sapienti se ne vadano come stolti, perché sono sapienti per se stessi e non hanno la guida divina per trovare il giusto contesto in ogni modo nella parola di Dio. In quel tempo il Signore aveva uomini che erano ispirati e sapevano esattamente ciò che era scritto. E certamente uno dei credenti sarebbe potuto venire e dire pietro un momento, ma il profeta Gioele ha detto prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Sì, lui dice, lo so bene e ci credo, ma prima che sorga il grande e terribile giorno, il giorno grande e glorioso sta arrivando. Il giorno per i credenti, per i figli di Dio il giorno che voi e io stiamo aspettando. Non preoccupatevi, uomini di Dio, non vi imbarazzate, anche se al momento può sembrare così, ma Dio conosce i suoi e noi possiamo sempre contare su di lui, che ci guiderà per le vie giuste, finché non passeremo dal credere al vedere. Qui nel libro degli atti, nel primo capitolo leggiamo che il Signore era venuto dagli Apostoli che aveva scelto, non da quelli che avevano detto Signore voglio fare qualcosa, ma da quelli che Lui aveva scelto. A loro diede i suoi ultimi ordini per mezzo dello Spirito Santo e poi fu assunto in cielo ai quali si mostrò anche vivente dopo la sua passione con molte prove infallibili, facendosi vedere da loro per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Fratelli e sorelle, cari amici, il Signore Gesù è risorto. Lui ha vinto la morte e l'inferno. Paolo può allora esclamare con fede? morte dove è il tuo pungiglione inferno dove è la tua vittoria e io so una cosa che un figlio di dio nel momento in cui deve attraversare il giordano della morte entra nel suo cuore una pace così profonda e una certezza assoluta che niente e nessuno potrà scuoterlo oggi mi preoccupo di rendere sicura la nostra chiamata ed elezione una volta per tutte, di non entrare e uscire. E crediamo e l'altro giorno non crediamo e ci chiediamo se siamo credenti o non siamo credenti. No, oggi vogliamo che Dio ci risponda. E questa era anche la domanda di ieri pomeriggio. Se è necessario per noi essere riempiti di Spirito Santo, cari nel Signore. Quella è una grande promessa ed è assolutamente necessario. E leggiamo in Matteo capitolo 3, quando il Signore Gesù fu battezzato da Giovanni, si aprirono i cieli, discese lo Spirito Santo e risuonò la voce. Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. La Pentecoste non è sul calendario, ma è nella Bibbia. La Pentecoste può essere nel vostro cuore e nel mio. Può entrare nella vostra e nella mia vita. Lo sapete tutti, il battesimo in acqua è in fondo ciò che facciamo da parte nostra, in obbedienza di fede verso Dio. Il battesimo nello Spirito è la risposta di Dio che dà a voi e a me per grazia, a causa dell'ubbidienza della fede. Sapete tutti che il Salvatore voleva che Giovanni lo battezzasse e Giovanni disse: Signore, no. E il Signore disse: È bene che noi adempiamo ogni giustizia. Sia così per questa volta. Giovanni si arrende e battezzò il nostro Salvatore. Lui non aveva nessuna colpa, non aveva nessun peccato, ma disse: Ci conviene adempiere ogni giustizia. Una persona che diventa credente in Cristo viene battezzata, perché così sta scritto: Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Il battesimo è un passo di ubbidienza di fede. Che i credenti compiono seguendo Gesù. Il battesimo dello Spirito è la risposta di Dio al credente che prosegue ubbidiente in questo cammino di fede. E non può essere altrimenti, se non che nasce in noi un desiderio molto profondo e serio che ci spinge a pregare per essere riempiti di Spirito Santo. Ma ora veniamo al punto molto importante che vorrei sottolineare oggi e mi riferisco a una dichiarazione del fratello Branham. Egli disse prima di un servizio di guarigione, se tu venissi da me e il Signore Gesù potesse indossare il mio vestito e tu andassi da Lui e Glielo chiedessi, e lo vedessi davvero corporalmente davanti a te, e gli dicessi, Signore, guariscimi, allora lui ti direbbe, Figlio mio, figlia mia, non lo posso, perché l'ho già fatto quando sono morto dissanguato sulla croce del Calvario. Capite di cosa si tratta? Si tratta di un'opera di Dio che non deve essere fatta per prima, che è già stata fatta, compiuta. Oggi venite a ricevere quest'opera di Dio come un dono. E il fratello Branham ha continuato dicendo, se oggi venite a chiedere perdono, Oggi venite ad accettare il vostro perdono con fede. Ma il vostro perdono è avvenuto quando il sangue è fluito sulla croce del Calvario. La tua riconciliazione, la tua redenzione è avvenuta lì, una volta per tutte. Ma ora veniamo per fede, veniamo al Signore e accettiamo questo dono di grazia, di salvezza di guarigione e di liberazione. Veniamo ora al punto. Dobbiamo chiedere un dono? Dobbiamo implorare un dono? Oppure un dono è qualcosa che ci viene dato gratuitamente, che ci viene presentato? Pietro disse e riceverete il dono dello Spirito Santo. E devo sottolineare questo pomeriggio che il motivo per cui non sperimentiamo il battesimo nello Spirito è semplicemente da ricercare, trovare nel fatto che non abbiamo nemmeno riconosciuto il Golgotha in tutto il suo significato divino. Noi armeggiamo con noi stessi e vogliamo migliorare questo e quello e forse aggiungere o fare qualcosa alla nostra salvezza. Non lo possiamo. Dobbiamo capire una volta per tutte, Lui è la nostra redenzione, Lui è la nostra riconciliazione, Lui è Dio manifestato in carne. Lui ci ha redenti, ci ha riconciliati con sé, ci ha perdonato. Siamo sua proprietà per il tempo e per l'eternità altrimenti ci tormenteremo per tutta la vita e non diventeremo mai gioiosi figli di Dio. Avremo il volto lungo, andremo in giro e non saremo in grado di essere una benedizione per gli altri. Ma nel momento in cui avremo capito come il popolo dell'Antico Testamento il potere del sangue dell'espiazione noi cantiamo sempre c'è potenza, c'è potenza nel sangue dell'agnello. E questo è vero. Ma abbiamo rivendicato questa potenza nella fede per la nostra vita? Come lo rivendicarono allora i primogeniti di Israele in ogni casa, in tutto il paese, in ogni luogo? Ovunque il sangue fosse applicato sugli stipiti delle porte, ovunque l'agnello fosse stato ucciso e l'ubbidienza della fede fosse stata fatta, lì Dio teneva la Sua mano protettrice. Lì c'erano i Suoi eletti, i Suoi primogeniti, sui quali si era posato tutto il Suo cuore. Lì c'erano le primizie, fratelli e sorelle. Per la grazia del nostro Dio apparteniamo ai chiamati fuori, agli eletti, a coloro che ascoltano ciò che lo Spirito dice alle chiese. E abbiamo davvero bisogno di entrare nel riposo di Dio in questi giorni e di riconoscere il sangue dell'agnello in tutta la sua potenza riconciliatrice, redentrice. E perdonatrice e di venire a riposare nel nostro Dio. Naturalmente molte cose accadranno ancora, ma per questo abbiamo un Avvocato presso il Padre. Se questo non potesse essere, e non voglio dare a nessuno un cuscino di riposo, io stesso vorrei poter annullare molte cose, soprattutto ciò che è accaduto negli ultimi due anni. Vorrei davvero poter annullare molte cose e spesso chinare il capo sulla polvere da cui sono stato tratto e dire, Signore, non sono degno della tua misericordia. Vorrei seppellirmi sottoterra, non farmi più sentire né vedere. Ma quando poi mi trovo davanti al volto di Dio, in questa posizione interiore, allora sento come la fede diventa efficace in me e come una voce mi dice, non hai bisogno di guardare a te stesso, non hai bisogno di guardare in basso verso la polvere da cui sei stato tratto, guarda in alto verso il tuo Signore, perché vivrai, perché Egli è morto per te. E nel cuore di un credente arriva una tale sicurezza che è al di sopra del peccato, della morte, di tutto e vediamo in Gesù Cristo il vero vincitore sul peccato, sull'inferno, sulla morte, sui demoni. Non che ci vantiamo in noi stessi e siamo forti in noi stessi. No, questo no. Ma per quanto tempo vogliamo disonorare Dio con l'incredulità? Solo con la fede possiamo onorare Dio e la fede è la forza della vittoria e Giovanni scrive la fede è la vittoria che ha vinto il mondo. Questa fede vivente operata da Dio in voi e in me, nella piena redenzione e nella potenza della riconciliazione con Dio, nel sangue dell'agnello. Capisco sempre di più perché Paolo sottolineava, io predico Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia, ma per noi che crediamo, così scrive Pietro nella sua lettera, egli è prezioso, cioè la preziosa pietra angolare rigettata dai costruttori, ma posta come pietra angolare da Dio, affinché tutte le altre pietre continuino a essere edificate. Caro figlio di Dio, cari amici, Guardiamo oggi con fede al Golgotha. Vediamo lì l'agnello di Dio che muore dissanguato con una corona di spine sul capo. Riconosciamo che sono stati la vostra e la mia colpa e il mio peccato a portarlo lì, lì sulla croce. E come ho spiegato a Krefeld durante i giorni di Pasqua, Abramo... Non caricò forse su Isacco la legna su cui fu sacrificato? Lui stesso portò con sé il fuoco, ma Isacco portò la legna su cui fu deposto. Nel Vangelo di Giovanni si legge: Il Signore fu caricato di una croce e portò la croce sul colle del Golgota. Lo aiutò un certo Giuseppe d'Arimatea. Cari amici, la croce è stata portata da Colui che vi è stato crocifisso, per voi e per me, affinché noi, che avremmo dovuto morire, avessimo la vita eterna per grazia. Non che dobbiate fare questo o quello. Credete nel Signore, confidate in Lui. Dobbiamo uscire da noi stessi. E entrare nel divino. E cosa dice la Sacra Scrittura? Chi si riposa in Dio? Si riposa in Dio, così come Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere che aveva fatto. A volte c'è tanta inquietudine nel vostro e nel mio cuore, tanta inquietudine nel popolo di Dio. E allora si realizza la parola del profeta Isaia. Fate questo e fate quello. Fate questo, fate quello, un po' qui e un po' là. No, tutto questo è finito. Riposiamo nell'opera compiuta di redenzione di Gesù Cristo sulla croce del Calvario. Noi siamo opera di Dio, creati in Gesù Cristo, nostro Signore. Egli ci ha fatti figli e figlie di Dio, affinché fossimo qualcosa all'ode della sua meravigliosa grazia. Ma se guardiamo ancora a noi stessi, allora non arriveremo mai a quella posizione, fino ai nostri ultimi giorni sulla terra, in cui Dio può benedirci. Dobbiamo guardare al Signore. E chi lo fa sarà rinfrancato, riceverà nuove forze, potrà librarsi come un'aquila, correrà e non si stancherà. Dio ha fatto un patto con il suo popolo attraverso il sangue versato dell'agnello. E tutti coloro che sono stati eletti prima della fondazione del mondo per vedere il volto di Dio, il loro perdono è stato fatto una volta per tutte. Il peccato commesso ieri è già stato perdonato quasi duemila anni fa. Venite al Signore, dite Signore perdona. E se potesse davvero sentirlo rispondere, lui vi direbbe, figlio mio, figlia mia, ti ho perdonato quando ero appeso alla croce. Ho guarito quando ero appeso alla croce, ho vinto la morte, ho compiuto tutto quando sono stato inchiodato sulla croce, quando ho preso il tuo posto, ho portato la tua colpa, ho preso su di me il tuo peccato, sono morto quando tu avresti dovuto morire, ho preso il tuo posto. Figlio mio, figlia mia, rallegrati. Sono morto perché possiate vivere, perché possiate vivere per sempre. E quando vediamo e ascoltiamo Giovanni lì sull'isola di Patmos, quando il Signore lo incontrò e lui cadde come morto ai suoi piedi e il Signore disse, io sono colui che è vivente. Fui morto ed ecco, sono vivente in eterno e ho le chiavi dell'inferno e della morte. È meraviglioso sapere che crediamo in un Salvatore che ha compiuto ogni cosa. E ci dispiace quando falliamo. Ci dispiace quando nella nostra vita entrano cose che non sono gradite a Dio. Vi spezzereste il collo se poteste. Puoi tu disfare qualcosa? Posso io disfare qualcosa? Puoi tu lavare il tuo peccato più bianco della neve? Puoi tu? Io non posso e tu non puoi. Lo ha fatto lui quando è stato appeso alla croce. E se il tuo peccato è rosso come lo scarlatto, diventerà bianco come la neve. Egli perdona il peccato e non ricorda più la trasgressione. Salmo 103, che perdona tutte le tue iniquità, che guarisce tutte le tue infermità. Isaia capitolo 53 non è scritto al futuro ma al passato. Egli ha portato i nostri peccati. Lui ha portato su di sé le nostre malattie e così via. È stato ferito e tutto con Dio era già fatto. Mancavano ancora un centinaio di anni alla morte di Cristo quando lo Spirito del Signore parlò attraverso il profeta Isaia. Ma agli occhi di Dio la redenzione era già compiuta. Come vede Paolo la Chiesa davanti al trono di Dio nella Gloria? Senza macchia e senza ruga. Ora vi chiedo, questa Chiesa ci sarà o non ci sarà? Ci sarà. Amen e ancora Amen. Ci sarà. Solo che ora la domanda è, io e voi ci saremo? Non se armeggiamo con noi stessi e diciamo sì, questo, quello e quell'altro, no, guardate al Signore per una volta, venite a riposare nel vostro Dio, riposate in Lui, nell'opera di redenzione compiuta, allora sarete felici, allora sarete felici interiormente. E allora lo spirito scenderà e poi scenderà, poi riempirà i credenti. Allora non ci saranno più strattoni né grida, come se qualcosa dovesse ancora essere tirato giù. Allora potremo dire, come Stefano: Vedo il cielo aperto. Quando Gesù fu battezzato, il cielo si aprì. Da allora è e rimane aperto per voi e per me. Voi tutti sapete che. Il velo del tempio è stato squarciato. La via è aperta per voi e per me. Voi potete venire, io posso venire. Tuttavia diventiamo gioiosi e felici nel nostro Signore solo quando riconosciamo la piena redenzione in Gesù Cristo nostro Signore e la accettiamo con fede per la nostra vita. Vi dico che anche i più grandi profeti e i più grandi uomini di Dio e tutto il popolo di Dio, tutti loro, come noi siamo qui, avranno bisogno di ripetere ogni giorno, Signore, se qualche parola, pensiero, azione non ti è stata gradita, perdonala. E ancora? Se potessimo ascoltarlo, lui direbbe, figlio mio, figlia mia, quando sono morto io ti ho perdonato tutto. Beato l'uomo, i cui peccati sono perdonati, la cui colpa non è imputata. Beato il figlio di Dio. Certamente non vogliamo sbiancare il peccato. Non vogliamo avvallarlo in alcun modo, al contrario, desideriamo che venga il giorno, l'ora in cui Dio ci porrà al di sopra di tutto. Cosa preferiremmo di questo? Ma lo faremo. Quando avremo fallito, quando abbiamo fallito dobbiamo arrenderci? No, e ancora no. Andiamo avanti nella fede con il nostro Signore, perché sappiamo in chi crediamo e sappiamo che Lui è fedele e che adempirà la sua promessa nella vostra e nella mia vita. Egli ha dato ai suoi discepoli gli ultimi ordini. Noi viviamo negli ultimi giorni e sappiamo che l'ultimo incarico si sta adempiendo nella Chiesa. E le ultime promesse si stanno realizzando. Dio ha mandato il suo servitore profeta prima che arrivi il grande giorno del Signore. Per alcuni il giorno glorioso, per altri quello terribile. Per alcuni il mattino, per altri la notte. Entrambi stanno arrivando. Dove sarete voi nell'eternità? Dio ha mandato il suo profeta per dirci le ultime cose, per rivelarci gli ultimi misteri, per parlarci alla fine dei giorni, alla fine dei tempi, per farci sapere ciò che lui vuole dirci in questo tempo. Caro figlio di Dio, non passiamo sopra questo con leggerezza. Immergiamoci nei sermoni del fratello Branham. Leggiamoli non solo una volta ma più volte. E vedrete che più ci avviciniamo alla meta, più diventano importanti per noi. Più ci parlano, più comprendiamo chiaramente. Qual è l'intero ministero del fratello Branham che ha ricevuto da Dio? E ci renderemo conto che questi sono i giorni di preparazione, i giorni di grazia che Dio ci sta ancora dando alla fine, prima che il giorno della salvezza giunga al termine. Dio ci offre oggi la sua grazia in misura piena. Nessuno di coloro che confidano nel Signore sarà svergognato. Nessuno deve uscire da questa stanza e dire sono un uomo, Dio non può fare nulla con me, ho peccato troppo. No, oggi Dio vuole darvi la grazia, oggi vuole darvi il perdono. Oggi lui vuole benedervi. Oggi lui vuole salvare. Oggi lui vuole guarire. Oh, se il Signore potesse davvero mettere me e tutti noi su un terreno più alto che il paradiso in terra possa essere nelle riunioni dei credenti. Che siamo sotto un cielo aperto e che le benedizioni possano scendere e lo Spirito Santo essere sparso. Questi sono tutti fatti nel piano di salvezza che devono realizzarsi nella vostra e nella mia vita. Cristo non morirà una seconda volta sulla croce. Lui è morto una volta per tutte. Ha pagato il prezzo. Tu e io siamo redenti. Egli è risorto, lui è vivente, lui ha vinto, lui ha vinto, non semplicemente per se stesso, ma per voi e per me. Anche noi possiamo cantare, Gesù vive, con lui anch'io. Morte, dove sono i tuoi terrori? Egli vive e risusciterà anche me dai morti. Grazia e ancora grazia. Nell'Antico Testamento legge e giudizio, nel Nuovo Testamento grazia e salvezza. Accettatelo. La condanna di Dio ha colpito duramente me e tutti noi, ma tanto più grande ha colpito la sua salvezza, il suo perdono e la sua grazia. Che possiamo accettare questo dono con fede. Fatelo oggi, fatelo con fede, pienamente, come Dio ve lo ha offerto, come ve lo presenta, e diventerete un gioioso Figlio di Dio e sentirete i cieli aperti. Le benedizioni scendono copiose, sia lodato e glorificato il Suo nome meraviglioso e santo. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo. So che nessuno pecca volontariamente. So anche che per disperazione o in alcune circostanze accadono cose che gli altri non possono capire. Oggi non siamo qui per giudicarci a vicenda. Siamo qui oggi per lasciare che il giudizio divino passi su di noi. E non solo il giudizio, ma anche l'assoluzione. Ma l'assoluzione non significa nulla per una persona che è in libertà. Ma quando qualcuno è stato messo in prigione, condannato, condannato all'ergastolo e improvvisamente arriva l'assoluzione, una persona del genere sa come apprezzarla, sa come ringraziare e non lo dimentica mai. Eravamo stati tutti condannati a vita, in effetti per l'eternità. Il giudizio di Dio ci aveva colpito duramente. La punizione era il salario del peccato, cioè la morte. Ma poiché il Signore ha preso su di sé il peccato, ha dovuto anche prenderne le conseguenze e soffrire la morte per noi. Egli l'ha fatto. Ora la soluzione va a tutti coloro che sentono la condanna di Dio. E la scrittura dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma come la morte è entrata nel mondo attraverso un uomo, così il dono della grazia di Dio e della vita eterna è entrato nel mondo attraverso un uomo, attraverso Gesù Cristo, che è stato Dio manifestato come uomo per voi e per me. Accettalo oggi. La più grande offerta che Dio possa fare a una persona è la salvezza, il perdono, la grazia e la vita eterna in Gesù Cristo nostro Signore. Mentre tutti i capi sono chini e tutti gli occhi sono chiusi e rimaniamo davanti al nostro Signore in preghiera silenziosa, Vorrei chiedere se c'è qualcuno qui oggi che non ha ancora consacrato la propria vita a Dio. In quest'ora, in questo momento, fate in modo che la mano di Dio venga su di voi e che abbiate il coraggio di prendere la decisione per Gesù Cristo in questo momento. Avete il coraggio di alzare la mano in modo che sappiamo per chi pregare? Potete rimanere dove siete. Grazie, grazie. Grazie. Dio vi benedica. Il Signore vede le mani e vede i cuori. Guardiamo al Signore. Non fraintendendo la sua parola né la sua grazia, ma dandogli fede e fiducia affinché possa dare un nuovo glorioso inizio oggi alla vostra e alla mia vita. Per la potenza del sangue dell'agnello, per la potenza della parola e dello spirito di Dio, Egli può farlo e lo farà in coloro che credono e confidano in Lui preghiamo. Padre Celeste, tu hai visto tutte le mani. Oh Dio, vorrei poter annunciare il tuo Vangelo come un messaggio liberatorio e rallegrante nel modo a te gradito, in modo travolgente. Oh Dio, tu conosci il mio cuore. Tu conosci tutti noi, Signore. Tu hai visto anche le mani che si sono alzate e noi veniamo a te insieme, o oh Signore. Tu perdoni il peccato e non ricordi più le trasgressioni. Tu salvi, tu guarisci, ti riveli come lo stesso ieri, oggi e in eterno. Caro Signore, fa che oggi pomeriggio, in quest'ora, si sappia che non abbiamo ascoltato la parola degli uomini, ma la parola di Dio, e che tutti coloro che credono sentano che tu sei presente. Tieni la tua mano protettiva su di noi perché il tuo sangue copre le nostre vite, il sangue dell'agnello versato sulla croce del Calvario. Signore, noi sappiamo che il nemico va in giro come un leone ruggente, lui vuole divorare, non può divorare noi. Siamo protetti e custoditi sotto il sangue dell'agnello. Alleluia. Ti ringraziamo, fedele Signore, per la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo Spirito, che tu possa operare con forza in me e in tutti noi e far scendere il tuo Santo Spirito. Dacci lo sguardo della fede verso l'alto, affinché possiamo vedere il cielo aperto, perché è aperto, il velo è squarciato, la via è libera. Dio si è riconciliato con l'uomo. Ti ringrazio per questo. Perdona tutti, perdona me e tutti noi, Fedele Maestro. E per fede sappiamo che tu hai già perdonato. E tu dici, figlio mio, figlia mia, io ho sparso il mio sangue, ho espiato, ho perdonato. Vai e non peccare più. Signore, rivolgiti ai malati. Di una parola e saranno guariti. I lebrosi saranno purificati. E i ciechi vedranno. E che il demone del cancro esca nel nome di Gesù Cristo di Nazareth. Tutte le malattie causate dai demoni saranno guarite con l'uscita dei demoni. E i malati guariranno. Fedele Signore. Nel tuo nome, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, sia fatto. Affinché ci sia l'autorità di scacciare i demoni, di guarire le malattie, di predicare il Vangelo come si conviene. Affinché tu lo confermi con i segni e i prodigi che seguono. Signore, ti ringrazio per le persone che sono state guarite. Oh Dio, tu sei lo stesso. Alleluia al tuo nome glorioso. Che la tua potenza riempia ora questa sala e che la nostra fede salga e penetri fino al tuo trono. E che le preghiere siano ascoltate da te, in modo che tu possa rispondere. E la tua risposta è, ti ho perdonato, ti ho guarito, vai per la tua strada, è compiuto. Sulla croce del Calvario, ti ringraziamo, Salvatore, che il tuo sangue non è perito nella sabbia. Che lo hai preso e sei andato come sommo sacerdote a metterlo sul seggio di grazia per intercedere per noi. Ti ringraziamo con tutto il cuore per questo e ti chiediamo di rendere manifesto che la tua parola non ritorna a vuoto, ma compie ciò per cui tu l'hai mandata. Alleluia al tuo meraviglioso e santo nome di Gesù. Amen. Amen.